Guerra e Pace di Lev Tolstoi. Ecco qui la nostra copertina che riguarda appunto questo grandissimo autore che era, vogliamo sottolineare questo oggi soprattutto, nell'Ottocento, un discendente di una famiglia nobile, figlio di una principessa e di un conte. Chiaro quindi che tante delle caratteristiche dei protagonisti di questo romanzo fanno riferimento a quella che è, diciamo, l'albero genealogico, comunque la storia soprattutto degli antenati di Lev Tolstoi. Andrei e Pierre, possiamo considerarli i due alter ego di Lev Tolstoi nel romanzo. E quindi probabilmente il nostro Tolstoi ascoltava le storie dei nonni e ha sentito parlare di queste storie, ha sentito parlare della campagna di Russia, in particolar modo di Napoleone, sin da quando è nato anche lui in una tenuta di campagna di nobili, che assomiglia molto alle tenute di campagna, spesso teatro delle scene di questo romanzo di Guerra e Pace, come la tenuta di campagna di Lisia Gori, del principe Andrei e della sua famiglia. Abbiamo qui adesso una fotografia interessante che ci mostra Lev Tolstoi quando era giovane. E da qui già capiamo tutto, no? Nel senso, capiamo che lui da giovane era un ufficiale, insomma, aveva intrapreso la carriera militare, perfettamente in coerenza con il suo ruolo e con la sua appartenenza alla nobiltà russa. E poi aveva partecipato a delle guerre e i suoi primi esperimenti narrativi, presto riusciti ed apprezzati, sono dei racconti che riguardano la guerra del Caucaso, la guerra di Crimea, l'assalto di Sebastopoli, tutte operazioni militari a cui lui ha partecipato. Lui è un po' Andrei, nel senso, lui è un po' un giovane ufficiale che nella sua storia, nella sua vicenda, nel suo passato, ha tentato di emergere, di far carriera all'interno dell'esercito e di farsi notare per le sue doti militari. Poi però le cose sono cambiate ed è diventato più un Pierre, no? Come vedremo adesso in questo romanzo. Quindi uno che si è lasciato un po' alle spalle questi furori, queste ambizioni militaresche. Guerra e Pace diventerà un successo mondiale. Se i racconti, le sue prime opere narrative avevano avuto un successo in patria, invece questo romanzo diventerà un bestseller, insomma, un grandissimo romanzo di successo in tutto il mondo. Lo stesso Tolstoi parla così di quel periodo della sua giovinezza, quel primo tempo poetico, meraviglioso, innocente, radioso dell'infanzia fino ai 14 anni, poi quei 20 anni orribili di grossolana depravazione al servizio dell'orgoglio, della vanità e soprattutto del vizio. Ecco, qui appunto dicevamo la giovinezza di Tolstoi, lo dice lui stesso, no? Una giovinezza tutta segnata dall'ambizione e anche dalle esperienze più disparate e spesso anche abbastanza un po' sopra le righe. Il terzo periodo di 18 anni va dal matrimonio fino alla mia rinascita spirituale. Tolstoi, siamo anziano, vecchio, che scrive queste cose, che rivede un po' tutta quanta la sua vita alla luce di una conversione che avverrà però, appunto, dicevamo, in una fase successiva della sua vita. Il mondo potrebbe anche qualificarlo come morale, questo periodo, perché in quei 18 anni, cioè si intende dal matrimonio fino al momento della sua conversione, ho condotto una vita familiare onesta e regolata, senza cedere a nessuno dei vizi che l'opinione pubblica condanna. Tutti i miei interessi, però, erano limitati alle preoccupazioni egoistiche per la mia famiglia, il benessere, il successo letterario e tutte le soddisfazioni personali. Infine, il quarto periodo, scrive Tolstoi, vecchio, diciamo, è quello che sto vivendo adesso, dopo la mia rigenerazione morale. Ecco, è un personaggio complesso,
sicuramente questo scrittore. E la complessità la vediamo anche nel... Ciao intanto Dan, la vediamo anche nel, negli stessi personaggi, soprattutto in quelli in cui lui si immedesima maggiormente. Quindi, come dicevamo, Andrei e Pierre in questo romanzo. Veniamo quindi al romanzo. Guerra e Pace, scritto tra il 65 e il 69, ma già sin dal 1862 aveva iniziato a mettere giù le prime bozze, quindi un arco di tempo di 7 anni, che è un minimo per un romanzo così corposo come appunto Guerra e Pace. È un romanzo storico, e questo lo si può capire anche dalla lontananza, distacco temporale fra il tempo in cui lui ha scritto questo romanzo, dicevamo gli anni 60 dell'Ottocento, e il tempo a cui si riferiscono gli eventi narrati. Infatti l'arco di tempo degli eventi narrati va dal 1805 fino al 1820, quindi, come vedete, circa 50 anni prima di quando poi, insomma, c'è stata la scrittura di questo romanzo. Ecco, qui abbiamo una delle tante illustrazioni della campagna militare in Russia dei francesi. E evidentemente questa, diciamo, l'argomento principale, il cuore, insomma, di questo romanzo, che però si intitola Guerra e Pace, proprio perché comunque queste due parti, la parte della guerra e la parte della pace, si alternano, si può dire, in misura uguale. Che cosa scrive sulla guerra questo scrittore, Tolstoi? Ecco, scrive in particolar modo, si riflette un pochettino sulle motivazioni della guerra, sul perché l'Europa in quegli anni, gli anni di Napoleone, è stata attraversata da questo disastro di questa guerra, una guerra europea, no? E scrive: ogni causa considerata separatamente, o anche un'intera serie di cause, ci appaiono giuste di per se stesse e del pari false per la loro inconsistenza, se raffrontate all'immensità dell'avvenimento. Cioè, ci sono state delle cause, per esempio, come dire, c'è stato un contrasto anche a livello commerciale fra Inghilterra e Francia, oppure c'è stato un nobile che è stato offeso, oppure ci sono state le ambizioni di Napoleone, oppure lo zar Alessandro era troppo fermo nelle sue idee. Tutto però, niente di questo in realtà può giustificare un avvenimento così disastroso come appunto quella guerra. Si capisce che queste innumerevoli altre cause, il cui numero dipende dalla varia imponente gamma di punti di vista, sembrassero ovvie ai contemporanei, ma per noi posteri, che completiamo in tutto la vastità, quindi comprendiamo quali sono state le conseguenze di queste cause, la grandezza dell'evento che allora si compì e che penetriamo, il semplice terribile significato, ebbene, tutto questo, ecco, queste cause appaiono inadeguate per spiegare quello che è successo dopo. A noi riesce incomprensibile che milioni di uomini, di cristiani, si siano torturati, uccisi a vicenda perché Napoleone era avido di dominio, perché Alessandro lo zar era inflessibile nelle sue opinioni, la politica dell'Inghilterra scaltra e il duca d'Oldenburg offeso. Non è stato possibile stabilire un nesso valido fra queste circostanze e il fatto in se stesso di tanta uccisione e violenza. Come mai, per il semplice motivo che un duca era stato offeso, migliaia di persone che abitavano all'altro capo dell'Europa fossero inviate a uccidere e rovinare le popolazioni delle province di Smolensk e di Mosca, e ne fossero a loro volta uccise, e scoppiò la guerra. La guerra, un evento contrario alla ragione e alla natura umana, divenne realtà. Questo è un punto fondamentale per capire quindi la prospettiva che ha Tolstoi nello scrivere di guerra, ed è una prospettiva per noi molto interessante. Guerra e Pace, ad esempio, è stato il primo tentativo riuscito di rappresentare le scene di battaglia, per esempio le battaglie di Schongraben e di Austerlitz in Austria, e la battaglia di Borodino vicino a Mosca, fuori Mosca, e poi il saccheggio di Mosca,
Bisognerà aspettare il Novecento per leggere affreschi bellici così profondi, così umani, come appunto quello di Guerra e Pace. E pensiamo ai libri che abbiamo già recensito, come Niente di nuovo sul fronte occidentale di Remarque, Un anno sull'altipiano di Lusso, che ci raccontano la Prima Guerra Mondiale, e tutti i nostri grandi scrittori della Resistenza e comunque in generale che hanno descritto la Seconda Guerra Mondiale e che sono stati in grado di descrivere, insomma, di darci un'immagine viva e coinvolgente della guerra. Certo, c'era qualcuno prima di lui, ad esempio Stendhal, e Tolstoi ha sempre riconosciuto un debito alla Chartreuse de Parme di Stendhal, che descriveva la battaglia di Waterloo. Però vi assicuro che anche proprio le scene di guerra, gli scontri e poi in particolar modo i ferimenti, adesso ne parleremo, di Andrei, sono vissute da una prospettiva personale molto molto interessante. Il soldato, da Lev Tolstoi, è visto come un individuo. La battaglia è la somma delle azioni dei singoli soldati. Ecco infatti qua il grande contrasto fra un'idea di storia fatta da eroi, da generali, eccetera, e l'idea di storia che ha Tolstoi. Secondo lui sono i popoli che fanno la storia, non i generali. Tolstoi voleva sfidare l'idea romantica che la storia fosse fatta da grandi uomini. Il suo Napoleone, qui possiamo immaginarcelo attraverso questo dipinto, che osserva, diciamo, la città di Mosca dall'alto, orgoglioso perché la sta per conquistare. Ebbene, il suo Napoleone però non ha successo. Malgrado le sue doti di eccezionale stratega, non riesce a controllare quelli che sono i movimenti degli uomini, anche delle battaglie. Guardando Mosca dall'alto, Napoleone fa tutti i suoi progetti, ma poi la realtà è completamente diversa rispetto a quello che lui aveva pensato. Ad esempio, aveva pensato, guardando la città dall'alto, adesso mi mostrerò magnanimo, in particolar modo con i notabili della città. Li inviterò a trattare con me. Peccato però che di notabili nella città non ce n'era più nessuno. Nella città c'erano solamente ubriachi, sbandati e gente come Pierre, diciamo, che hanno fatto delle scelte un po' alternative. Tutti gli altri erano scappati. E così il grande progetto di Napoleone si scontra con una realtà completamente diversa. E l'unica cosa che può fare Napoleone è dare ai suoi soldati licenza di saccheggiare, e quindi in questo modo anche automaticamente indebolire il suo stesso esercito. La storia per Tolstoi è il movimento delle nazioni, dei popoli, la somma di tutte le vite private coinvolte, non dei grandi protagonisti. Ancora scrive Tolstoi: per studiare le leggi della storia dobbiamo sostituire completamente l'oggetto della nostra indagine, lasciare stare in pace i re, i ministri, i generali, e studiare quegli elementi omogenei e infinitesimali che condizionano il comportamento delle masse, del popolo. Il vero vincitore, infatti, di questa campagna di Russia contro di Napoleone è il popolo russo, il narod. Proprio oggi sentivo anche che in sloveno narod vuol dire popolo. Intendo dire che nel romanzo la guerra non è mai qualcosa di rigido, cronachistico, è sempre vista dagli occhi di chi combatte, di chi la vive in prima persona, persino dagli occhi di chi viene colpito, ferito anche gravemente. Secondo me, alcuni dei brani più belli di Guerra e Pace sono proprio le due descrizioni dei ferimenti di Andrei. Il primo ferimento avviene ad Austerlitz, e in quel caso, ecco, lui ha proprio come un'immagine del cielo sopra Austerlitz prima di essere colpito, prima di essere ferito. E benché si tratti ovviamente per lui di un evento traumatico, gli rimane comunque questa immagine del cielo molto poetica. Invece nel secondo ferimento, che sarà quello mortale, gli sembra proprio di percepire la bombarda, diciamo la granata che lo sta per raggiungere prima che arrivi a ferirlo così gravemente.
Spesso si tende a privilegiare in questo romanzo quello che avviene in tempo di pace, ma ripeto, a me sono piaciuti tantissimo in questo romanzo proprio questi momenti di guerra. Allora, nel tempo di pace abbiamo le cose che abbiamo trovato anche in Anna Karenina, che è il libro che abbiamo già recensito di Tolstoi, anche se ovviamente lo sapete, è stato scritto dopo di Guerra e Pace. Nascite, proposte di fidanzamento, matrimoni, adulteri, tradimenti, duelli, debiti e crolli economici. Ma non si possono capire i nostri protagonisti se non quando li vediamo in azione e in guerra. Quindi capiamo meglio Andrei, Pierre, proprio per come si atteggiano nei confronti della guerra. Ecco, parlavamo, abbiamo già insomma, anticipato qualcosa su Andrei Balconski. Andrei Balconski, un giovane nobile, principe diciamo, che conta molto sulla guerra, cioè si aspetta molto dalla guerra per poter dimostrare le sue doti. E come in una sorta di nemesi, di vendetta, di castigo, di punizione, morirà, come abbiamo già anticipato, colpito dalla granata durante la battaglia di Borodino nel corso della campagna di Russia di Napoleone. Andrei si affanna a rincorrere i generali, gli imperatori, eppure farà questa fine. E anche il giovanissimo Petia, uno di questi giovani rampolli di queste famiglie nobili, morirà, cioè era un volontario, entusiasta della guerra, partecipa, diciamo, alla lotta partigiana, ecco, alla resistenza popolare contro i francesi e muore nel corso di una delle azioni appunto di guerriglia. Andrei, dicevamo, è il primo alter ego di Tolstoi, non ama la moglie Lisa, il suo è un matrimonio infelice. Allora è contentissimo del fatto che intorno al 1806, ad esempio, la Russia aiuti l'Austria e la Germania nel contrastare l'avanzata dell'esercito di Napoleone. Diventa aiutante di Kutuzov, che è il generale in capo, comandante in capo dell'esercito russo. Ma come stavamo spiegando, poi viene ferito ad Austerlitz. È salvato poi dagli stessi francesi da Napoleone e quindi ritorna a condurre una vita privata. Adesso vedremo che cosa gli succede e che cosa succede proprio alla moglie. E poi, come abbiamo già anticipato, viene ferito mortalmente a Borodino. Durante la battaglia decisiva della campagna di Russia francese, una battaglia in cui non ci sono né vincitori né vinti, ma in realtà l'esercito francese è piuttosto fiaccato e indebolito da questa battaglia. E quindi, anche se gli viene aperta poi la strada verso Mosca, come stavamo dicendo prima, poi di fatto nel frattempo l'esercito russo si rinforza e si creano i presupposti per la catastrofe finale dell'esercito francese. Tutto in Andrei è incompiuto, imprevedibile. Quindi stiamo dicendo la prima moglie, cioè intendo dire la prima e anche unica moglie, perché poi vorrebbe sposarsi con Natascia, ma non farà in tempo a sposarla. La prima moglie si chiama Lisa, dicevamo, ed è molto dispiaciuta del fatto che lui vada in guerra. Invece lui è contento di questo, perché questo matrimonio, dicevamo, con Lisa era un matrimonio felice e lui voleva trovare una soddisfazione, un compimento proprio nel fare la guerra. E mentre invece la moglie era rattristata perché costretta a vivere un po' isolata in questa tenuta di campagna mentre il marito era in guerra. Poi abbiamo già detto che lui viene ferito ad Austerlitz e quando torna appunto in questa tenuta di campagna di suo padre, fa appena in tempo a vedere morire la moglie Lisa mentre mette alla luce il loro figlio. Poi, dicevamo, si innamora e si fidanza anche con Natascia, senza mai sposarla però. E dopo parleremo di Natascia e vedremo anche come è stato tormentato il rapporto con Andrei. Ecco una fotografia che così noi l'abbiamo interpretata in questo modo, i generali russi, e quindi ci dà modo di parlare di Kutuzov,
questo generale anziano, che è molto diverso rispetto a Napoleone, perché lui non è andato a cercare la guerra, è vittorioso suo malgrado, si trova, è costretto a dover combattere, lascia che la battaglia avvenga, sapendo che non può fare nulla per impedirla. Ecco qui un altro dei quadri, insomma, delle illustrazioni relative alla campagna di Russia, una campagna tremenda perché ha qualche analogia con quella avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale, ad esempio per quanto riguarda la ritirata dei francesi, che fu penosa come quella, ad esempio, degli alpini durante la Seconda Guerra Mondiale, perché è avvenuta in inverno. Il popolo russo nell'Ottocento vive questa campagna napoleonica come un'invasione straniera, quindi più o meno, ecco, ovviamente con i dovuti distinguo storici, come avverrà nel Novecento, quando saranno i nazisti tedeschi e i fascisti italiani a occupare il territorio russo. È per questo, come stavamo dicendo prima, che sboccerà questa resistenza all'invasore, a Napoleone, l'avido conquistatore straniero, un demone venuto a contrastare il popolo russo per le sue ambizioni. Non a caso il romanzo Guerra e Pace inizia proprio con questa frase di Anna Pavlovna, che spesso teneva salotti e ricevimenti a Pietroburgo. Ormai Genova e Lucca, pensate alle repubbliche di stampo napoleonico, filofrancesi, costituite in Italia dopo la campagna d'Italia, ormai Genova e Lucca non sono più che appannaggio e dominio della famiglia Bonaparte. Vi avverto che se non mi dite che abbiamo la guerra, se mi permettete ancora di giustificare tutte le infamie, tutte le atrocità di questo anticristo, infede mia, non vi conosco più, non siete più il mio amico. Ecco, stavamo dicendo che questi sono i discorsi che avvengono nei salotti di Pietroburgo. Questo è il salotto di Anna Pavlovna, è un salotto antifrancese, mentre poi ci sarà quello di Hélène, invece un po' influenzato e affascinato dalle filosofie francesi. Sta di fatto comunque che anche per Tolstoi Napoleone è essenzialmente un avido e quindi è sicuramente un personaggio negativo. Non so se un anticristo è esattamente come lo definisce Anna Pavlovna, però sicuramente un personaggio che vuole minare il cuore del popolo russo, e per fortuna non ci riesce, secondo Tolstoi. A proposito del popolo russo, nel nostro romanzo a un certo punto avviene che Pierre Bezukhov, uno dei due protagonisti, sia preso prigioniero dai francesi. Come abbiamo detto prima, anticipato prima, lui era rimasto a Mosca, nella città in preda ai francesi, diciamo tra virgolette a nascondersi, e poi era intervenuto nel momento in cui degli ufficiali francesi stavano facendo violenza contro una donna. Questo però causò la sua cattura. Lui fu catturato e preso prigioniero. Paradossalmente però questa esperienza per Pierre Bezukhov fu un'esperienza edificante, perché a suo fianco, in questa ritirata, tra l'altro, ovviamente non solo i soldati francesi si ritirarono e quindi camminavano in mezzo alla neve, ma anche i prigionieri, i loro prigionieri, un po' come avvenne, lo sapete, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quando i tedeschi nazisti costrinsero i loro prigionieri a scappare insieme con loro. Ecco, dicevamo, in questa penosa marcia, però, a fianco di Pierre Bezukhov c'è un personaggio estremamente interessante, che è Platon Karatayev. È uno del popolo, insomma, una persona molto schietta, sincera, semplice. Ebbene, lui, Platon Karatayev, insieme con il capitano Tushin, che era un soldato che aveva salvato i russi in quella prima battaglia descritta nel romanzo, quella di Schöngraben,
Ebbene, Platon Karatayev è un contadino. Prima stavamo parlando, per esempio, con Melvin dei Kulaki. Ecco. Un contadino russo. E la sua saggezza ispira e sostiene Pierre Bezukhov quando sono prigionieri dei francesi, come possono vedere i nostri amici adesso su YouTube in una inquadratura presa da uno dei tanti film, trasposizioni cinematografiche di questo romanzo. Platon Karatayev è l'incarnazione delle caratteristiche attribuite al contadino russo, pacifico, incline al perdono, dedito al dovere, capace di adattamento, costituirà, diciamo, il mezzo, lo strumento fondamentale perché Pierre Bezukhov cambi. Ecco, adesso andiamo a parlare invece di Natasha. Qui abbiamo Audrey Hepburn che ha interpretato Natasha in un film hollywoodiano del 1956. Natasha Rostova è la protagonista femminile di questo romanzo. L'eroina, come la Tatiana di Pushkin in Eugène Onegin, assume il ruolo simbolico di modello della donna russa. Una delle grandi rappresentazioni della femminilità russa, sofisticata ma profondamente sanguigna. Come abbiamo già anticipato, lei si innamora di Andrei e poi, una volta morto Andrei, si innamorerà anche di Pierre. Andrei non farà tempo a sposarlo e Pierre invece sì. Ma la vicenda di Natasha è abbastanza tormentata, soprattutto perché era successo questo. Lei si era fidanzata con Andrei, ma poi c'era stato qualcuno, il giovane ufficiale Anatol Kuragin, ambizioso cacciatore di dote, che aveva approfittato di un piccolo patto che era avvenuto tra Natasha e Andrei. I due fidanzati avevano deciso di mettersi alla prova, cioè avevano deciso di non vedersi per un anno per verificare se effettivamente il loro amore era sincero. E verso la fine di quest'anno, lui, Anatol Kuragin, seduce Natasha. C'è una notte d'amore, un flirt brevissimo con lui, con la complicità della sorella di Anatol. La sorella di Anatol è Hélène, e in generale tutta la famiglia di Kuragin è una famiglia estremamente negativa nel romanzo. Infatti il padre di Anatole e di Hélène è l'astuto e perfido principe Vassili dell'inizio del romanzo, e Hélène stessa è una donna molto superficiale e civettuola. Stavamo dicendo quindi che c'è questa piccola avventura e Andrei viene a conoscenza insomma di questo tradimento da parte di Natasha, quindi la ripudia, e Pierre, l'amico di Andrei, induce, anzi obbliga Anatol Kuragin ad andarsene via, allontanarsi, andare via da Mosca. Natasha è pentita di quello che ha fatto, di questa breve storia, questa breve avventura con Anatol Kuragin, e cerca di suicidarsi con l'arsenico. C'era quasi riuscita, ma poi lentamente guarì, insomma, da questo tentativo di suicidio. Natasha, dopo che Andrei è ferito a morte, come abbiamo spiegato prima nella battaglia di Borodino, quindi 1812, campagna di Russia, 1806 invece la battaglia di Austerlitz, cioè la prima parte del romanzo. Nella prima parte del romanzo i russi combattono a fianco degli austriaci e dei prussiani nel centro Europa, mentre nel cuore proprio del nostro romanzo abbiamo la campagna di Russia, è lì che viene ferito a morte Andrei. Ecco intanto Simone che interviene scrivendo: cast favoloso, in quel film del 56 c'era anche Henry Fonda, Vittorio Gassman, esatto, c'era anche Vittorio Gassman, Anita Ekberg, Mel Ferrer. Ecco, stavamo parlando adesso, dicevo, di Natasha e di questa storia, insomma, con Anatol Kuragin.
basta, terminata, passati degli anni anche, Andrei, ferito mortalmente, ferito gravemente, viene accudito proprio da Natasha e da Maria, che è la sorella di Andrei, accudito anche se ormai si capisce che è moribondo e tutte le cure di queste donne non possono impedirgli di deperire fino alla morte. E quindi anche in questo caso, anche in quel momento lì, Natasha, che si è nuovamente legata ad Andrei, non fa tempo a sposarlo perché lui muore. E così poi, come abbiamo anticipato, finirà per sposare Pierre, una volta che anche la moglie di Pierre, che è quella Hélène Kouraghine, vi ricordate, di cui abbiamo parlato prima, muore improvvisamente in circostanze abbastanza misteriose. Insomma, Natasha è una donna complessa, un po' quindi ci potrebbe far venire in mente Anna Karenina, benché Anna, insomma, sia un personaggio un po' più oscuro, Il progetto di vita di Natasha comunque non è lineare. Prima è un pretendente ancora prima di Andrei, poi ha avuto Andrei, poi abbiamo detto Anatole Kouraghine, poi Pierre. Si modifica nel tempo il progetto di vita di Natasha, ma a noi piace adesso ricordarla in una breve scena iniziale, possiamo dire, del romanzo, quando lei balla una danza popolare russa con l'accompagnamento di suo zio nella capanna di montagna. È la famosa danza di Natasha o ballo di Natasha, che ha anche ispirato un brillante scrittore russo contemporaneo, Orlando Figes, che ha intitolato proprio così la sua storia della cultura russa dal XVIII al XX secolo, La danza di Natasha. E qui possiamo fare riferimento a quello a cui abbiamo accennato anche prima riguardo a Platon Karatayev, cioè il grande amore di Lev Tolstoi per la sua cultura, la tradizione, la cultura del suo popolo, del popolo russo. E così scrive, ad esempio, in Guerra e Pace: dove, come, quando quella contessina educata da un'emigrata francese aveva assorbito con l'aria russa da lei respirata lo spirito che l'animava, dove aveva preso quei modi che il pas de châle, il passo dello scialle, da lungo tempo avrebbe dovuto cancellare. Eppure erano quello stesso spirito e quegli stessi modi russi, inimitabili e inapprendibili, che lo zio si aspettava da lei. Appena lei si fermò, con un fiero, allegro e furbo sorriso di trionfo, il primo sentimento che aveva preso Nikolai Rostov, adesso ne parleremo, e tutti i presenti, la paura cioè che non se la potesse cavare, svanì, ed essi già l'ammiravano per come ballava, così naturalmente, spontaneamente, una danza russa. Essa faceva proprio quello che occorreva, e lo faceva con una tale perfezione che Anisia Fyodorovna, che subito le porse il fazzoletto necessario per il ballo, fra le risa versò una lacrima, guardando quella contessina esile e graziosa, a lei così estranea e diversa, educata in mezzo alle sete e ai velluti, che sapeva comprendere tutto ciò che c'era in Anisia, e nel padre di Anisia, e nello zio, e nella madre, e in ogni anima russa. Ecco, questi due anziani russi, lo zio e Anisia, si stupiscono di come sia in sintonia, sia empatica con loro questa donna, questa ragazzina un po' raffinata, che ha anche studiato in Francia, eccetera, il francese, parla anche in francese, ma scoprono che coglie proprio, esprime nel suo ballo il cuore, l'anima, insomma, del popolo russo. Le tecniche narrative di Tolstoi in questo romanzo. Perfettamente in linea con i dettami del romanzo storico, Tolstoi, come Manzoni, diventa quasi un dio nel romanzo, cioè è un narratore onnisciente, determina la vita dei suoi personaggi, alterna le storie, adesso lo vedremo, sono quasi addirittura delle storie che possono essere ricostruite come dei romanzi a parte, come se ci fossero almeno tre romanzi, no?
seguendo i tre protagonisti maschili, Andrei, Pierre e Nicolai, all'interno di un unico romanzo che il tessitore, il burattinaio, il narratore onnisciente sa alternare abilmente. Così come Manzoni, inoltre, Tolstoi alterna l'immaginario, il fantastico, il verosimile ma non realmente accaduto, i personaggi inventati, come appunto Andrei, Pierre, Natascia, eccetera, con la storia, cioè con i personaggi della storia, quali appunto Napoleone, Alessandro, il generale Kutuzov, senza soluzione di continuità, in modo che noi non ci accorgiamo, non dobbiamo accorgerci di questa sovrapposizione, perché ciò che è, dicevamo, immaginario, fantastico, è comunque verosimile. Qui ci vengono in mente tante cose che abbiamo visto su Manzoni, nella lettera Amsi Chauvet, ad esempio. Tolstoi rende plausibili gli incontri causali, le relazioni dei suoi personaggi, in modo che il lettore non metta in discussione la veridicità dei fatti. Ciao Dan, bella. Un'altra caratteristica interessante del romanzo, ecco, dal punto di vista delle tecniche narrative, abbiamo sottolineato le tecniche narrative tipiche del romanzo storico, e poi adesso sottolineiamo l'uso della lingua, in particolar modo della lingua francese. Sono tanti i momenti in cui soprattutto gli appartenenti alla più elevata delle classi sociali, e coloro anche che, come abbiamo già spiegato, addirittura erano andati anche a studiare in Francia, si esprimono anche in francese. In certi salotti si parla il francese, in modo quindi, se vogliamo, abbastanza paradossale, visto che comunque si racconta una storia di guerra di russi contro i francesi. Lo stesso Lev Tolstoi ha studiato in Francia, sa benissimo e conosce bene il francese, come il suo alter ego nel romanzo Pierre Bezukhov. Stavamo parlando però di un terzo personaggio maschile, Nikolaï Rostov. Una storia a parte, la sua. Prima appassionatamente o apparentemente innamorato di Sonia. E poi, siccome Sonia era poverissima, era una cugina, tra l'altro, un parente sua, poverissima, promette più volte di sposarla, dice di aspettare degli anni, e poi ci sarebbe stato un momento in cui si sarebbero sposati, ma questo momento non arriva mai, fino a quando poi lui essenzialmente libera. Ecco, noterete che il nostro Nikolaï Rostov indossa la divisa degli Ussari, perché infatti aveva fatto carriera militare come un ussaro. Libera, dicevamo, Maria, che è questa principessina, la sorella di Andrei, la libera dai francesi e si innamora di lei e la sposerà. Ecco, qualcuno ci chiede, è giusto definire Manzoni come un romanziere storico? Vabbè, lo dice lui stesso, per quanto riguarda I Promessi Sposi, indubbiamente così. Certo, non è solo quello. Manzoni è un intellettuale a 360 gradi, è stato un poeta, è un drammaturgo prima di essere un romanziere. Eccola qui un'immagine, diciamo un fotogramma di Sonia in una di queste tante trasposizioni cinematografiche. Sì, certo che questo romanzo ha delle parti scritte in francese. Abbiamo detto che proprio inizia con una frase in francese. Genova e Lucca, vi ricordate, sono già suo possedimento di Napoleone, lui è un anticristo. È in francese quella frase. E tante altre frasi sono in francese nel corso del romanzo, perché spesso i nobili usano questa lingua per parlare. Poi anche, ovviamente, certe volte perché, insomma, si scontrano o dialogano o polemizzano con i soldati francesi. Adesso stavamo parlando di Sonia. È segnata dalla sorte questa donna. Cioè, è un po' come si capisce sin dall'inizio che lei è infelice e sarà sempre infelice nel corso della vita. Abbiamo detto infatti che poi Nikolaï Rostov non sposa lei, ma sposa la principessina Maria. Il matrimonio con Maria risolleva la famiglia Rostov, che era, dal punto di vista economico, si può dire quasi sul lastrico. Ma Sonia, che non ha neanche un soldo, è invitata comunque a vivere con loro, cioè è invitata a vivere con Nikolaï, il suo ex fidanzato,
e con Maria, la donna che ha sposato Nicolai, cioè la donna che ha realizzato quel sogno che lei non realizzerà mai. Tant'è vero che alcuni sottolineano, insomma, che è un pochino cinico, insomma, Nicolai, a invitare Sonia a vivere con loro due, con i due sposini, no? Ancora un'altra immagine di Nikolaj Rostov, che comunque, a dire la verità, certe volte ha dei momenti di turbamento, dei pensieri. Per esempio, non riesce a capire come... Cioè, non tratta molto bene, direi, Sonia, ma riflette tanto su di lei. Lui e anche Natasha riflettono molto su Sonia, pensando che sia una donna destinata ad avere sempre di meno dalla vita, secondo quanto loro, nella loro interpretazione, dicono, si dice anche nel Vangelo, no? Chi più ha, più avrà, e chi meno ha, sarà tolto anche quel poco che ha. Ecco, ancora una frase molto bella di questo libro. Si cammina nella vita con la mano nella mano di una persona, poi ad un tratto questa persona scompare laddove non c'è un dove, e tu stesso ti fermi davanti a quell'abisso e ci guardi dentro, e io ci ho guardato. Per dire quindi che comunque si tratta di un personaggio complesso. Ma il personaggio sul quale vorremmo porre maggiormente la nostra attenzione è Pierre Bezukhov, di cui abbiamo già parlato diffusamente, perché è sicuramente quello che incarna il nuovo Tolstoi, quello che ha fatto esperienza anche lui della guerra, e ne è uscito maturato, ecco, ne è uscito come una persona che riflette su quanto accaduto in maniera più profonda. Pierre Bezukhov, qui per esempio abbiamo un fotogramma tratto da un film invece di un regista russo che non ha fatto solo il regista di questo film, ma ha anche interpretato lui stesso Pierre Bezukhov. Stavamo dicendo quindi che Pierre Bezukhov, che era praticamente un figlio naturale di un nobile, e che riuscì ad avere però l'eredità di questo nobile, è proiezione dell'autore nel romanzo. Era figlio del conte Bezukhov, appunto. Aveva trascorso molto tempo in Francia, intriso di idee rivoluzionarie, si unisce poi alla massoneria. Suo padre muore lasciandogli una grande ricchezza, ma tutte queste esperienze, dicevamo allora, la formazione, si può dire, francese, rivoluzionaria, la massoneria, saranno delle tappe che lo condurranno ad una maturazione spirituale. Ecco, lui aveva sposato Hélène. Hélène, come abbiamo spiegato prima, cioè la sorella di Anatole, era Anatole Kouraghine, era una donna molto superficiale, molto appariscente, molto bella sicuramente, anche piuttosto vivace e in grado di attirare molti nei suoi salotti, per esempio. Tradiva spesso però Pierre Bezukhov. E lui, che tra l'altro anche lui ha partecipato a delle operazioni militari, spesso si trovava a dover ritornare e scoprire che la moglie lo aveva tradito, come quando appunto qualcuno gli spiega che Umberto Dolokhov ha avuto con sua moglie una relazione. E allora lui sfida a duello Dolokhov, quasi lo uccide. Insomma, vicende piuttosto complesse quelle con la moglie, fino a quando, come stavamo spiegando prima, buonasera Alessandro, fino a quando la moglie muore improvvisamente, proprio si può dire nel corso di questa fase centrale della campagna di Russia di Napoleone. Improvvisamente quindi Pierre è libero, tra l'altro. Ecco, qui abbiamo un'altra immagine di Pierre Bezukhov, diciamo presa sempre da una di queste trasposizioni cinematografiche. Stavamo dicendo quindi che Pierre cambia radicalmente, muta. Tutto sommato Pierre aveva amato Natasha, perché l'aveva capito che era una donna molto più profonda di sua moglie Hélène,
già da anni ed anni. Si era però messo in disparte, un po' perché prima Natasha aveva un altro fidanzato, poi addirittura aveva avuto come fidanzato il suo più grande amico Andrei. Mai si sarebbe sognato di iniziare una contesa d'amore con il suo più grande amico. Anzi, vi ricorderete che aveva aiutato a cacciar via Anatol Kuragin, che aveva avuto una relazione con Natasha. Poi però, quando sono morti sia Andrei sia la moglie di Pierre, si creano le condizioni perché i due riconoscano questa profonda sintonia umana che c'era sempre stata fra di loro e si sposino, e quindi Pierre sposa Natasha. Abbiamo già visto quella fase importantissima della sua vita, quando aveva assistito allo scontro di Borodino, dove Andrei era stato ferito. Poi era stato fatto prigioniero dai francesi quando i francesi avevano occupato Mosca. Poi aveva incontrato Platon Karatayev, il contadino russo che incarna la forza interiore del suo popolo. E insomma, possiamo vedere in nuce, in embrione, in Pierre Bezukhov, l'anarchismo cristiano, l'amore per il popolo russo, tipici del Tolstoi maturo. Nonché la ricerca di una verità, la ricerca di un punto di riferimento, che spesso portano Pierre in direzioni non convergenti, esattamente come Lev Tolstoi. Poi, dicevamo, c'è l'epilogo, l'ultima parte del romanzo. In questa parte Pierre Bezukhov avrà con Natasha 4 figli. E terminiamo questa nostra riflessione su questo romanzo proprio leggendo alcune righe del romanzo relative a questo personaggio per noi fondamentale, che è Pierre. Dove dice, scrive Tolstoi, a Pierre tutte le persone apparivano come dei soldati, che però non cercavano come i soldati scampo dal pericolo, ma cercavano scampo dalla vita. Chi nell'ambizione, chi nel gioco, chi scrivendo leggi, chi nelle donne, chi nei giocattoli, nei cavalli, nella politica, nella caccia, nel vino, negli affari di Stato. Non c'è nulla di insignificante né di importante, tutto è uguale. Solo trovar scampo alla vita come meglio si può, pensava Pierre. Solo non vederla, lei, questa terribile vita. Ho voluto leggervi questo bellissimo pezzo di Guerra e Pace per farvi capire la profondità spirituale, la visione della vita. Dice il nostro, implicitamente ci dice, noi non dobbiamo scappare dalla vita, dobbiamo accoglierla e viverla fino in fondo, no? Non dobbiamo distrarci, è un po' questo, no, il senso di questa frase di Pierre, ma dobbiamo portare fino in fondo la nostra ricerca umana. Bene, il nostro contributo su Guerra e Pace di Lev Tolstoi è terminato. Andiamo a leggere pertanto, come sempre facciamo, i commenti presenti su YouTube, che non riusciamo a leggere mentre abbiamo davanti slide. Bene, benissimo. C'è un motivo per cui gli Abba scrissero Waterloo, andremo a verificarlo. È una grandissima canzone comunque questa. Ecco, Pierre, per esempio, dice, ho comprato Guerra e Pace, dato il peso non ho avuto il coraggio di leggerlo, ed è esattamente quello che è avvenuto a me, e io sto facendo in questo periodo, carissimo Pierre, la tua stessa esperienza. E cioè mi capita questo, che ho dei libri che ho sempre avuto lì in libreria, non sono mai riuscito a leggere, e adesso, grazie al sistema degli audiolibri, sto riuscendo a leggerli, perché è sempre stato un mio sogno leggere Guerra e Pace, finalmente adesso l'ho realizzato, così come avviene per tutti i romanzi che sto leggendo in questo periodo. Grazie per le tue lezioni di epica. Bene, qualcuno mi sta ringraziando per le lezioni di epica che ho inserito su YouTube o di tantissimi altri argomenti. Grazie delle tue vecchie lezioni sugli autori greci,
sugli autori latini. Prof, è vero che Tolstoj ha una visione della grande storia simile ad Hegel, ovvero che essa segue una ragione o un destino a noi sconosciuto, ma comunque a noi sovraordinato. Bravissimo, hai colto un aspetto fondamentale. Infatti, mi stavo dimenticando di dirlo, e tu sei stato molto bravo a ricordarlo, avviene molto spesso questo nel romanzo. Avviene per esempio ad Andrei, senz'altro. Cioè avviene che noi abbiamo dei progetti, noi abbiamo dei sogni che vogliamo realizzare e scopriamo che la storia va in modo diverso rispetto a quelli che sono i nostri progetti. Il destino vuole diversamente. Gli individui propongono, e questo è quello che pensa Tolstoj, progettano, e Dio, se vogliamo chiamarlo in un modo diverso, il destino dispone in modo diverso, determinando il corso effettivo degli eventi. Quindi certamente hai colto un aspetto fondamentale. Salve, grande canale, analisi sempre rilevanti, grazie a Garagen do Batuas Opala Azul, insomma qualche amico magari dal Brasile, ne abbiamo già avuti alcuni. Cosa sono gli ussari? Ecco, gli ussari dicevamo che sono un corpo militare scelto e particolare dell'esercito russo. Si tratta della cavalleria leggera. Il termine è importato dal francese hussard, è di origine ungherese. Insomma, questi ussari originariamente erano cavalieri dell'esercito magiaro, ma poi usati anche dai serbi con un significato diverso, addirittura di pirata, poi compaiono nelle cavallerie leggere di Polonia o di Russia. Addirittura gli ussari sono anche un movimento letterario francese degli anni 50 che si oppone all'esistenzialismo. Ovviamente qui nella Guerra e Pace, quando parliamo degli ussari, parliamo di Nikolaj Rostov, l'abbiamo visto appunto nell'uniforme degli ussari, quindi di questi cavalieri, cavalleria scelta. Benissimo. A proposito di, ecco, ascoltare è sempre un grande piacere, una allieva di 44 anni affamata di sapere, grazie Sara. Melvin, Manzoni è stato il perfezionista dell'italiano subito dopo Dante, intendo prima dell'Unità d'Italia. Manzoni è stato non un purista della lingua italiana, è stato colui che ha proposto, aveva un progetto ben chiaro relativo alla lingua italiana, cioè per lui la lingua italiana era il fiorentino parlato, il toscano parlato delle classi colte. Quindi senz'altro fa questa proposta prima dell'Unità d'Italia e anche dopo l'Unità d'Italia, che diventa senatore e fa questa proposta nel Senato del nascente Regno d'Italia, che poi però di fatto uno non viene effettivamente accolta e poi due sarà superata dalla storia, poiché l'italiano che noi usiamo oggi come oggi non è il fiorentino colto, il toscano colto come pensava Manzoni. Buonasera Nicoletta. A proposito di massoneria, è possibile dedicare una live alle origini della massoneria in Francia e in Inghilterra? Si tratta di un argomento molto vasto e molto complesso. Possiamo segnarcelo e, come facciamo sempre, promettere di fare un approfondimento anche su questo argomento. Tanto abbiamo deciso di fare tantissime lezioni di storia moderna e contemporanea e una potremmo anche dedicare a questo movimento così diverso nei vari secoli della storia, nel 700 piuttosto che nell'800 piuttosto che nel 900. Il lobbismo negli States e in Italia, le lobby importantissime, lo sappiamo Elisa, bravissima, sia anche a livello politico, soprattutto negli Stati Uniti, no? Poi ecco, qualcuno stava parlando di Hegel, in precedenza, l'ha vissuta tutta la rivoluzione francese, Hegel l'ha vissuta da tedesco direi,
Io purtroppo non sono un grande studioso di Hegel, ma è evidentemente una, per Hegel, la rivoluzione francese, uno dei tanti eventi storici che sono inseriti all'interno di un flusso che ha un suo finalismo, tra virgolette, ma che non si conclude. Ecco, questo è il flusso della storia, non si compie con la rivoluzione francese. Nella vecchiaia, Lev Tolstoi era molto cambiato e si era pentito di aver scritto Guerra e Pace. Certamente, questo è praticamente, l'abbiamo spiegato, una sorta quasi di romanzo della giovinezza, nel senso che le prime cose che ha scritte le ha scritte sulla guerra. Cioè, prima dei racconti scritti sulle guerre che lui stesso ha visto o alle quali ha partecipato. E poi subito dopo questo racconto appunto sulle guerre di Napoleone. Non avrebbe mai scritto un romanzo del genere nell'ultima fase della sua vita, più spiritualista e intimista. Come sempre, grazie per i chiarimenti e la disponibilità. Grazie a voi, i Promessi Sposi pieni di termini toscani. Esatto. Allora, carissimi amici, sono io a ringraziare voi per questa bellissima serata insieme. Abbiamo avuto un incontro piuttosto lungo oggi, a differenza di quello che sarà fra 2 giorni, che sarà una pillola del canto di Dante, quindi sarà 10 minuti, non di più, ma insomma abbiamo un'idea molto libera, ecco, della durata di questi nostri incontri. Sappiamo quando iniziano alle 20:45 e non sappiamo quando finiscono. Io dovrei terminarli per un patto familiare entro le 21:25, ma ahimè, oggi ho sforato un po', però ne valeva la pena. You got this. Grazie, grazie Elisa, grazie Melvin, grazie Cosimo, grazie Nicoletta, grazie Sara, grazie Garagem, Pier, Giorgio, Black Cat, Enzino, Antonella, e ovviamente Simone, Fabrizio e tutti gli amici che ci hanno seguito anche da Instagram, e ci rivediamo fra 2 giorni con la quinta pillola del canto di Dante. Ciao ciao, end broadcast. Buona serata a tutti.